Amici, volevo farvi sentire un bell'audio molto interessante che spiega bene a determinate cose. Non chiedetemi chi sia l'autore, perché quando commentate, perché non ve lo so dire, francamente non ve lo so dire, però l'audio è valido e quindi ve lo vorrei far sentire comunque. Poi invece commentate tranquillamente, ovviamente i commenti sono sempre gratuiti nel merito. Chi è l'autore non è che non voglia dirvelo, ma proprio non posso dirvelo perché lo ignoro io stesso. Mi è stato mandato. Ascoltate un po'. Buongiorno al gruppo che mando i messaggi informativi. Allora, volevo chiarirvi una cosa e faccio un audio per essere più semplice. Questa mattina vedrete il mainstream che vi dirà che è scoppiata la guerra in Ucraina. Allora, quello che dovete capire da persone intelligenti quale siete è che il mainstream racconta palle, scusate l'espressione, a 360 gradi. Cosa è successo stanotte? È successo stanotte che la Russia è andata a proteggere i territori, tant'è vero che come sono entrati e ci hanno messo un'ora e mezza, quindi non credete alla guerra. La guerra di cosa? Sono entrate le truppe nel Donetsk, nelle zone che già erano state dichiarate indipendenti, e nessuno ha posto resistenza. Perché? Quello che dovete capire sono due cose. Innanzitutto esiste un accordo di Yalta della seconda guerra mondiale, quando si spartirono il mondo dopo la guerra, che diceva in maniera palese che tutti i territori dell'ex Unione Sovietica fanno parte del patto, diciamo, dell'Est, per essere più semplice. Quindi la domanda è: cosa ci fa la NATO in Ucraina? E arriviamo al secondo punto. La NATO in Ucraina c'è perché lì c'è il covo dei serpenti, lì c'è il covo del Deep State. Quindi quello che sta facendo la Russia, senza essere troppo lungo per darvi informazione molto veloce, non prendete informazioni in televisione, andate sul web, sui canali seri, non quelli dei buffoni, che ce ne sono purtroppo il 90% che parla in questo modo, seguite le persone che parlano in maniera seria. In Ucraina c'è il covo ed è iniziata con questa invasione la pulizia nel mondo del deep state. Sappiate che questa cosa arriverà anche in Italia e noi vivremo un futuro straordinario.